Salve a tutti e bentornati sulla seconda parte del video sugli accessori per il piccolo Mavic Mini. Se non avete ancora visto la prima parte, vi metto il link in descrizione. E come avrete capito, ho trovato altri curiosi e simpatici gadget per il Mavic Mini, tutti con un peso limitato, ben fatti e molto utili. Ora partirei con la presentazione di quelli che secondo me saranno più utili per quelli che non hanno preso la versione combo, ovvero si ritroveranno con il Mavic, piccolo drone, e il suo radiocomando, nonché una batteria inclusa e cavetteria, quindi senza valigetta e senza nulla. Se dobbiamo portarlo in giro, in quel caso lì, o ci prendiamo delle borsette fotografiche o borsette apposite già studiate per il Mavic, oppure ci dobbiamo portare dietro la scatola di cartone con cui ci è stato spedito. Cercando un po' sempre sul sito Thingiverse, da cui prendo tutti i progetti, ho trovato un paio di modelli molto interessanti, che ora ve li mostro. Qui c'è il primo. E il secondo. Non sono altro, come avete capito, che delle custodie rigide per il radiocomando e per il drone. L'apertura è a cardine con un piccolo notch che consente una chiusura. Molto ben fatto e sagomato e prevede tutti gli spessori per la sagomatura dei componenti. In questo caso abbiamo questo supporto che va a sostenere le antenne e questo a cuneo che si va a incastrare in questo alloggiamento del radiocomando, dove ci sono le chele che fermano il nostro device. Come vedete, hanno studiato persino lo spazio occupato dalla porta, dal cavetto micro USB del controller. Ha un pelino di gioco, come potete vedere, e questo è stato lasciato intenzionalmente nel caso si volesse mettere una leggera guaina di spugna o gomma intorno, ma essendo una plastica molto più tenera, quella della stampante 3D, è molto difficile che graffi il radiocomando. Qua abbiamo anche gli incavi per i due gimbal del radiocomando. Anche qua, volendo, si può mettere un pezzettino di spugnetta, ma e si va a chiudere. Se andiamo a agitarlo, ci saranno 2 o 3 mm di gioco, ma questo ci consente un trasporto molto sicuro, basta buttarlo in uno zaino e non abbiamo problemi. Veramente, veramente ben fatto e ben studiato. Se poi si vuole un fitting più preciso, basta ridurre leggermente il modello e si risolve. Sono modelli che si stampano sulle 4 ore, ma il materiale da utilizzare è molto poco. Bisogna solo avere tempo di stamparlo. Questo, come avete capito, è il contenitore per il Mavic Mini, stesso sistema di funzionamento. Un cardine in posteriore, il notch di chiusura, anche qua perfettamente sagomato, ed è realizzato per essere inserito senza varie paraeliche o coprieliche. Basta piegare semplicemente i braccetti, che ora vado a fare. Eccolo qua. Come vedete, manteniamo sempre la copertura del gimbal, che sarà quella che andrà ad appoggiare là sotto. L'eliche al di sotto e quelle superiori vanno tutte libere, in quanto quando le inseriremo, toccando il fondo, le faranno questo movimento, si metteranno a V fino a intrecciarsi e toccherà soltanto il
la parte frontale del drone, quindi le eliche saranno totalmente libere e non si piegheranno. Basta semplicemente infilarlo dalla parte superiore, delicatamente. Chiuso, anche qua abbiamo lasciato quei 5 mm di gioco per mettere una spugnetta nella parte superiore e inferiore per evitare che si muova, ma lateralmente praticamente non ha gioco. Anche questo molto comodo, può non essere molto resistente, ma senz'altro se lo mettete in uno zaino vi cade a terra una volta o due, io lo sto drone ve lo salva. L'unico lato negativo di questo modello è che ci impiega veramente molto a stampare, quasi sono riuscito a ridurlo sulle 6 ore, 6 ore e mezza di stampa per il case, per una stampa tradizionale siamo intorno alle 10 ore. È un po' impegnativo, ma con i giusti accorgimenti e un po' di esperienza si riesce a stampare in tempo utile. Bene, questi due sono senz'altro ben realizzati e ben studiati, molto soddisfatto. Vi metterò comunque i link in descrizione per del suo ideatore, sempre di Thingiverse, a cui potete come sempre chiedere la stampa, eventuali modifiche o esigenze. Andiamo avanti con i prossimi gadget. Come abbiamo visto nell'altro episodio, vi avevo mostrato questi due paraeliche che funzionavano semplicemente a cappello, incrociando le eliche in questo modo, si posizionavano di sopra. Potevano piacere o non piacere. Ne ho trovato un altro, con cui mi trovo molto bene. E sono fatti da questi due. Uno va sulla pancia, al di sotto, e uno al di sopra. Andiamo a vedere come si montano. Questi sono quelli inferiori. E la clip si aggancia nella levetta di sgancio del paragimbal, in questo modo. Si aggancia nella parte superiore e qua dietro entra a clip. Ora ovviamente ci mettiamo le eliche dentro, anche qua si appaiono, si aggancia e si fa clip. Ovviamente bisogna, io l'ho messa malissimo, vogliamo rimetterle, ecco. Facciamo muovere un pelino in modo che si assestino bene. Come vedete, non hanno nessuna frizione, si muovono liberamente. Quello superiore, bisogna mettere sempre le eliche appaiate. E la clip abbraccia i due braccetti. In seguito si spingono le eliche nello slot rialzato centrale. E si regola la tensione spingendo su o giù. Quando trovate una posizione che sono ferme senza che vengano schiacciate, per evitare di deformarle perché sono molto delicate queste eliche, abbiamo il nostro drone bello impacchettato. Al momento, lo dico, io sto usando questo perché mi ci trovo molto bene. Sono anche veloci da rimuovere. È molto bene. Andiamo avanti, riapriamo il modello. Un'altra cosa molto utile che ho visto in diversi shop online che vendono è la possibilità di inserire dei rialzi, dei piedini che servono a mantenere il drone ad un'altezza consona da terra per impedire che sporcizia e detriti, soprattutto durante il decollo, vengano forzati all'interno delle feritoie di aerazione.
andando a sporcare i sensori, sporcare l'elettronica, creare cortocircuiti e quant'altro. Però non è che mi spiace più di tanto. E allora ho visto che, sempre su Thingiverse, hanno realizzato questi leggerissimi piedini. Sono veramente leggeri. Dopo vi farò una stima con tutti i pesi, con una bilancia. Sono due coppie. Una coppia con una clip e una coppia con un foro. Come avete capito, il foro si inserirà delle zampette con le antenne per la trasmissione. Non vi preoccupate, la plastica non interferisce con le trasmissioni e non è metallica, quindi non genera alcun tipo di interferenza. Basta inserire la pressione delicatamente, ha anche un perno all'interno che permette di ancorarsi solidamente. Mentre quelle posteriori basta semplicemente clipparle nel braccetto. L'altezza da terra, come vedete, passa da 0 a quasi 4 cm. Veramente ben fatto. Oltre a questo, un altro accessorio molto comodo che può essere utile soprattutto quando si vola in zone un po' proibitive in cui è facile impattare con il nostro drone e non vogliamo mettere i paraeliche, è questo. Questo non è altro che un paragimbal che si aggancia esattamente come la cover protettiva, con lo stesso principio, agli stessi gancetti. Quindi, una volta trovata la posizione, agganciamo i primi due gancetti al di sotto, facciamo una piccola pressione, clac, agganciato. Protegge il nostro drone sia in caso di impatto frontale o inferiore, e ho testato personalmente. Non influisce minimamente con la visuale della videocamera, anche con gli spostamenti più estremi. E i pesi sono veramente contenuti. Ora prendiamo una bilancia e vediamo quanto pesano i singoli elementi. Eccoci qua. Diciamo che sostanzialmente quelli che influiscono sul volo sono il paragimbal e i piedini. Gli altri non li useremo in volo, quindi non ha senso pesarli. Poi se volete ve li peso anche. Allora, qua ovviamente non ci sto. Quindi a prendere Ok, utilizzerò questo per fare da supporto, facciamo la tara e vediamo il Mavic Mini con piedini e gimbal quanto andrà a pesare. grammi. A cui dobbiamo aggiungere la batteria, che arriviamo a 259 grammi, ovvero 9 grammi più del limite consentito. Bene, proviamo adesso a pesarli singolarmente, così potrete avere un'idea di cosa montare, quando montarlo o se montarlo. Ovviamente sganciamo tutte le protezioni. E abbiamo i piedini
che arrivano a pesare 7 grammi. Il gimbal 4 grammi. Come avete capito, sono estremamente leggeri come stampe, quindi non influiscono sull'efficienza. Sicuramente qualcosa sull'autonomia a lungo andare, ma pochissima roba. Sempre meglio utilizzarli in situazioni di pericolo che e perdere piuttosto 1 minuto o 2 di volo. Ovviamente c'è quel discorso del peso che si va a superare i 250 grammi e non siamo più a norma di legge, ma quelle sono scelte e decisioni che si prenderanno. Ora, come al solito, ve li metto tutti qua davanti. Anche di questi componenti più piccoli, come questi, come le custodie, vi metterò il link in descrizione. Ancora un grazie ai loro ideatori e progettisti. E ci vediamo al prossimo video, dove si spera riuscirò a mettere anche il mio contributo, che sarà una sorta di landing pad pieghevole, anche questo stampato da portare o nella versione Flymore Combo, oppure semplicemente da metterci in tasca per andare a volare con il nostro mini. Beh, questo è tutto, come sempre, buoni voli ragazzi!